this bad? Dormiti! Another attack! Sempre imbattibili, gormiti senza limiti, gormiti irraggiungibili. Chi li ferme? Giada? Giada, siamo in puntata! Oh, ciao ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Scusa Johnny, è che sai, ho preso una corda per titano, guarda quanto è bello! Però ti stavo ascoltando, sei davvero bravo! Sì, perché effettivamente è da un pochino che mi sto allenando e poi a me piace tantissimo cantare. E fai bene, perché tra poco ci sarà un bellissimo gioco! Sì, perché io voglio partecipare al karaoke dei gormiti! Esatto, al karaoke dei gormiti! Però Johnny, devo confessarti una cosa. Che c'è? Dimmi! Io non sono mica capace a cantare. Aspetta che... non sento, scusate. Non sento. Io non sono brava a cantare. Cosa? Non sei capace a cantare? Non è che non sono capace a cantare. È che, cioè, sai, quando devo cantare io divento timida e divento muta come una roccia. Esatto! Ed è proprio lei la protagonista di questa puntata. Io? Ma non tu! Intendevo la roccia! Ci sei rimasta di sasso? Wow, abbiamo i bracciali! E ci sono anche l'Hypervisc qua. E anche i Deluxe da 12 centimetri. Ma cosa stiamo aspettando? Apriamoli, no? Sì, vai! Io inizio con Titano, il mio amato. Iniziamo da Titano. Ecco amici, lui è Lord Titano ed è il signore del popolo della roccia. È un gigantesco guerriero dalla forza immensa. A prima vista può sembrare scontroso, ma come tutti i gormiti della roccia, nasconde un animo buono e altruista. I suoi poteri distruttivi sono infiniti ed è armato del potente martello roccia. Il suo martello è così forte che può distruggere un'intera montagna. E allora siamo pronti ad evocarlo? Sì, non vedo l'ora. Per prima cosa, sì? Si accende il bracciale. Ok. Si inserisce il token al suo interno. Ok. E senti? Titano! Dice il nome! E dato che è un lord, bisogna evocarlo insieme. Giustamente, sei pronta? Sì. Allora. Gormiti, potenza degli elementi, forza della roccia, combatti il lord dei gormiti della roccia, Titano! Eh? Però, visto che tu hai aperto il lord Titano, posso aprire io Gorok? Va bene, dai, così tanto spiego chi è. Io amo Gorok. Il gorilla della roccia è la potente Hyper Beast di Trek. I suoi attacchi sono fortissimi e come Trek ha sempre tantissima fame. E anche lui adora le berrette di Slogu. Devono essere buonissime. Anche io voglio lo Slogu. Chiede a Trek se te ne dà una. Mi daresti una baretta di Slogu? Ha detto di sì! Ragazzi, lui è il guardiano del popolo della roccia ed è fortissimo e come me ha sempre fame. Dai su, adesso evoca Gorok. Va bene, allora, per evocare Gorok si fa in questo modo. Si accende il bracciale e si inserisce il token al suo interno. Senti? Gorok! Dice il nome! Sei pronta? Allora, si evoca così, Combatti, bestia! Gorok! E poi lui arriva ipervolando. Che bello! Adesso però giochiamo, ok? Sì, ci sto. Va bene, allora io prendo Gorok e Trek. Io prendo il mio amato Titano. Allora, facciamo così. Facciamo finta che dobbiamo andare a prendere i frammenti dell'Elestar e poi a un certo punto Trek pensa che deve finire nel deserto e finiscono nel deserto. Va bene. Ok, allora io aspetto, ecco qua. Bene, senti... Ma sei pronto a venire con noi? Certo che sono pronto, posso salire anch'io? No! No, come dai, no? Scherzo Giada, scherzo, sali, vieni con noi, siete pronti per volare? Prontissimi! Sì. Eccoci arrivati! No! Ma siamo nel deserto! Ma qui, ma è pieno di Slogu! Oh, sempre al cibo pensi, dobbiamo andare a cercare l'Elassar noi! Ho fame! Certo che i gormiti della roccia sono davvero fortissimi, ma tu ti ricordi come nell'episodio 10 Trek evoca Irok pronto ad aiutarlo a farlo uscire? Perché ti ricordo che era finito in una caverna insieme a un Darkhans che gli aveva rubato la bussola. Allora lui cosa fa? Usa le sue trivelle rotanti e scava nel profondo e lo aiuta a uscire. Sì, perché con queste trivelle lui può distruggere anche la roccia più dura. Wow. Ma Johnny, tu sai qual è la roccia più dura del mondo? Certo che lo so qual è la roccia più dura del mondo, è il diamante! No, dal 2009 non è più così. Cosa? Eh sì,
perché degli scienziati hanno scoperto la lonsdaleite super dura, che è molto più dura del diamante. Al secondo posto invece abbiamo il nitruro di boro bruzzite. E il tuo amato diamante è solo al terzo posto. Certo che Giada, sai davvero tantissime cose sulla natura. Allora amici, siate splendenti come diamanti, iniziate a mettere in moto la vostra fantasia, perché è arrivato il momento del disegno gormitico! Mandateci i vostri disegni di Lord Titano e saremo felici di mostrarli nella prossima puntata. E non dimenticatevi di disegnare anche il suo fortissimo martello. Bene, andiamo avanti. No, shh. Senti? Che cosa? Senti? Il rumore della sconfitta. Ti batterò ancora una volta coi collezionabili. Non ci sperare questa volta, vincerò io. Sono fortissimo e imbattibile. Sei pronta? Sì, sono pronta a batterti. Che vinca il migliore. Vai, prego, pesca. Io prendo questa. Allora, io ho trovato Hydros. Io ho trovato Titano. Io Hydros. Ok, sotto il piede c'è il numero 5. Io sotto il piede il numero 9. Fino a qua. Nella card cosa hai trovato? Aspetta, nella card il numero 6. Io nella card il numero 9. Quindi? Uffa, 6 più 5, è meno. Sì, quindi ho vinto io! Per questa volta ho vinto io, finalmente ho vinto io. Scrivi nella lavagna, vai. Guarda che ti controllo, che se no scrivi sbagliato. Ho capito. Allora, quanto è il tuo? 9 io più? 9 e 9. 18. 18. Io invece abbiamo detto 6 più 5. 11. Bravissimo, aspetta, mettiamola qua che vabbè, si che veda poi, bene. No, ragazzi. È normale, no? Che cioè, uno pesca a caso una bustina, l'apre, poi... E poi perde. E poi vinco. Ho perso. Dai, su. La prossima volta magari vinci tu. Sì. Dai. Va bene. Adesso però è arrivato un momento molto importante. Sì. Bisogna annunciare il vincitore del giveaway. Vai. The winner is... Il vincitore è... Nene Art! Ti invitiamo a scriverci a info@giochipreziosi.it per avere tutte le informazioni necessarie per ricevere il tuo bellissimo premio. Esatto, ma io devo dire Giada che loro sono davvero bravissimi, scrivete sempre nel dettaglio il commento giusto, però... Siete stati attenti a questo episodio perché vi ricordo che a fine video trovate la domanda al quiz finale. Mi raccomando, rispondete in modo corretto per vincere il fantastico gormitico giveaway di oggi. E continuate a seguirci sui nostri social Facebook e Instagram e sul nostro sito ufficiale gormiti.com per avere tutte le informazioni dettagliate sui nostri personaggi. E soprattutto continuate a seguirci sul nostro canale ufficiale di YouTube per rimanere sempre aggiornati. Ora però voglio cambiare un attimo il discorso. Voglio mostrarvi i disegni che ci sono arrivati proprio oggi di Zephyr. Sì, perché nella scorsa puntata vi avevamo chiesto i vostri disegni e sono davvero bellissimi. Allora, questo ce lo fa Aurora ed è un super Zephyr, guarda i razzi, ha pure disegnato. Wow, guarda, pure scritto il mitico Zephyr. Esatto, poi Francesco Romano ci manda questa versione in bianco e nero di Zephyr, è fantastica. Ma è davvero bravo. Poi Charlotte Drawings, o Charlotte Drawings, ci manda questo bellissimo Zephyr, a me... Mi ha colpito tantissimo perché ha un sacco le sfumature. Sì, è stata davvero attenta. Poi Massimo ci manda questa versione, diciamo una grande versione di Zephyr. Con questo un ritratto di Zephyr. Esatto, un ritratto di Zephyr, bellissimo. Viola ci manda uno Zephyr un po' pensieroso, vero? Sta pensando come vincere una battaglia, vero? Sicuramente. Poi Irene Neneart, la nostra grandissima vincitrice del giveaway, ci ha regalato questa versione di Zephyr vittoriosa, vittoriosa come proprio la tua... Proprio come oggi. Proprio come oggi. E poi Valerio Ferri ci regala questo Zephyr un po'... Un po' arrabbiato. Avrà perso come me oggi. E poi, ultimo, Nick ci regala... Bello, a me sembra un quadretto. Un quadretto di Zephyr in bianco e nero molto particolare. Ragazzi, siete... Bravissimi! Dei grandi artisti. E mi raccomando, la prossima volta noi aspettiamo i disegni di Titano. Va bene, sì. Ora cambiamo un attimo l'argomento ancora. Ragazzi, nella scorsa puntata vi abbiamo fatto vedere, a grande richiesta, la serie Final Evolution. E l'avete apprezzata tantissimo e noi ne siamo molto contenti. E anche oggi c'è un piccolissimo regalo per voi. Ed ecco per voi la serie Energeia.
La serie Nergeia è il reprise della primissima serie, con i personaggi in versione più massiccia e in pose più dinamiche. E alcuni elementi sono presenti anche nella serie Final Evolution, che avete potuto vedere nella scorsa puntata. Adesso è arrivato il momento dei saluti. Sì. Volevamo salutare Astrid e Giulia, che ci scrivono che quando esce il nostro video impazziscono dalla gioia. Grazie! Grazie. Poi Alessandra Cerbone. Jacopo e Thomas, ci ha scritto proprio la mamma, grazie mille. Grazie mille, grazie mille. Caterina Berto, che ci scrive che ci adora e noi adoriamo te. Giovi. Giuseppe Cannata e Manuel Ciuccariello. Ciao! Ciao! Poi, vogliamo rispondere ai vostri commenti. Allora, Suomi Monsellato ci scrive: qualche volta fate vedere i Gormiti Serie 1? Io direi che continua a seguirci, che vediamo cosa esatto, succede. Non poi. Si sa mai. Mario Rossi, mi chiedevo qual è il vostro animale preferito. Allora, il mio è il cane, adoro i cani. Anche a me piacciono i cani, però adoro il koala. Ah, oh, bello, bello, bello. Poi ci scrive, potete chiamarmi Giovi, mi salutate, ciao. E potreste dirci qual è la vostra serie preferita dei Gormiti? Allora, a me piacciono tutte le serie, ma questa è in assoluto la mia preferita. E io sono d'accordo proprio con te, anch'io adoro tantissimo questa serie. Matteo Gallucci e Victor Lazzari e King ci chiedono: farete un contest con i Gormiti Final Evolution? Beh, sarebbe una cosa da prendere in considerazione. Vediamo, no? seguiteci. E ora Giada, sono arrivati dei commenti un po' particolari riguardante il sommo luminescente. Molti di voi si sono accorti che mancava nella scorsa puntata. Ma in verità non è che noi ci siamo dimenticati, volevamo vedere se ve ne sareste accorti. È impossibile, ve ne accorgete sempre. Siete stati bravissimi. Però, c'è un però. Chissà, forse oggi il sommo ci è venuto a trovare. Se lo trovate, scrivetelo qui sotto nei commenti e diteci esattamente dov'è. Sempre se c'è, sempre se c'è. E ultimo commento. Nick Manolesta, sì, ci chiede: eccoli. Ciao, e i disegni? Eccoli Nick, qua. I disegni sono qui. Ci ha disegnato un bellissimo Darkan, Xator e il suo preferito. Questo è bellissimo, questo è stato proprio bravo. Koga. Bene, ora direi proprio che siamo arrivati alla fine di questo episodio. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, spolliciate e soprattutto condividete il video. E continuate a seguirci sui nostri social, perché con noi le sorprese non finiscono mai. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao!